Noto anche come la stella a cinque punte circondata da un cerchio ha una storia ricca e complessa che si estende attraverso millenni e culture diverse. Per comprendere appieno le sue origini, è essenziale esaminare le prime apparizioni del simbolo e le sue interpretazioni in varie tradizioni antiche. Le prime tracce del pentacolo risalgono a circa 3.000 anni fa. Una delle più antiche rappresentazioni è stata rinvenuta in Mesopotamia, in particolare presso le rovine di Ur, una delle più antiche città della storia. Qui il simbolo era inciso su tavolette di argilla e pareti di templi, suggerendo un significato religioso o protettivo. Anche nell'antico Egitto, il pentacolo aveva un ruolo significativo. Era associato alla Deiside, la dea della magia e della maternità, e veniva spesso utilizzato nei rituali di protezione e guarigione. I geroglifici egiziani mostrano una stella a cinque punte, rappresentante l'armonia e l'equilibrio dei cinque elementi: terra, acqua, aria, fuoco e spirito. In Grecia, il pentacolo era conosciuto come pentalfa o pentagrammon e veniva considerato un simbolo di salute e perfezione. Pitagora, il famoso matematico e filosofo greco, adottò il pentacolo come emblema della sua scuola. Per i pitagorici, le cinque punte rappresentavano i cinque elementi fondamentali e i cinque sensi umani. Era anche un simbolo della sezione aurea, un principio matematico di proporzione e armonia considerato fondamentale nell'universo. Le tradizioni celtiche, particolarmente quelle druidiche, attribuivano al pentacolo un significato mistico e naturale. I druidi, sacerdoti della società celtica, utilizzavano il simbolo nei loro riti sacri, vedendolo come un simbolo della connessione tra il mondo fisico e quello spirituale. Le cinque punte rappresentavano anche i cinque punti cardinali, con il quinto punto indicante il centro, che simboleggiava l'equilibrio e l'unità del cosmo. Nel contesto ebraico, il pentacolo appare nel Sefer Yetzirah, il libro della creazione, uno dei testi fondamentali della Kabbalah, la tradizione mistica ebraica. Qui il simbolo è associato ai cinque libri della Torah e viene considerato un simbolo di verità e protezione. Durante il Medioevo veniva utilizzato come amuleto contro il male e la sfortuna. Nei primi secoli del cristianesimo, il pentacolo aveva un significato positivo e veniva utilizzato come simbolo della stella di Betlemme, rappresentando la nascita di Gesù Cristo. Le cinque punte della stella venivano interpretate come i cinque ferite di Cristo durante la crocifissione, diventando così un simbolo di sacrificio e redenzione. Durante il Medioevo, il simbolo iniziò a subire una trasformazione significativa. Con la crescente influenza della Chiesa Cattolica, il pentacolo venne progressivamente associato a pratiche esoteriche e magiche. La letteratura medievale, come i grimori e i trattati di magia, spesso lo rappresentava come un potente strumento di invocazione e protezione contro le forze oscure. I cavalieri templari, noti per il loro ruolo nelle crociate e per il loro legame con il mistero e l'occulto, adottarono il pentacolo come uno dei loro simboli segreti. Questo contribuì ulteriormente alla sua associazione con il misticismo e la stregoneria. Con il Rinascimento, il simbolo visse una rinascita nel contesto dell'ermetismo e dell'alchimia. Pensatori come Cornelio Agrippa e Paracelso esplorarono il simbolismo del pentacolo nelle loro opere, vedendolo come una chiave per comprendere i misteri dell'universo e la natura divina dell'uomo. L'alchimia, in particolare, interpretava il pentacolo come un simbolo dell'unione degli elementi e della ricerca della pietra filosofale. Le origini del pentacolo sono profondamente radicate in molteplici culture e tradizioni, ognuna delle quali ha contribuito a plasmare il significato complesso e multifacetico di questo simbolo. Dalle antiche civiltà mesopotamiche ed egizie, passando per la Grecia classica e le tradizioni celtiche, fino al giudaismo e al cristianesimo primitivo, il pentacolo ha sempre rappresentato un ponte tra il mondo materiale e quello spirituale. In questo primo capitolo abbiamo gettato le basi per comprendere il lungo e affascinante viaggio del pentacolo attraverso la storia. Nei capitoli successivi esploreremo come questo simbolo abbia continuato a evolversi e ad acquisire nuovi significati, rivelando i suoi segreti nascosti e la sua perdurante influenza nella cultura e nella spiritualità. Il pentacolo, una stella a cinque punte racchiusa in un cerchio, è molto più di un semplice simbolo geometrico. Nel corso dei secoli ha acquisito una vasta gamma di significati esoterici e simbolici, diventando un emblema potente nell'occultismo e nella stregoneria.
In questo capitolo esploreremo in profondità i diversi significati nascosti di questo simbolo, analizzando come sia stato interpretato e utilizzato in vari contesti religiosi e spirituali. Una delle interpretazioni più comuni del simbolo riguarda la rappresentazione dei cinque elementi fondamentali: terra, aria, fuoco, acqua e spirito. Le cinque punte della stella simboleggiano ciascuno di questi elementi, mentre il cerchio che li racchiude rappresenta l'unità e l'equilibrio tra di essi. Questa interpretazione trova le sue radici nelle tradizioni esoteriche antiche, come l'ermetismo e l'alchimia, dove l'armonia tra gli elementi era vista come la chiave per comprendere l'universo e raggiungere la trasformazione spirituale. Terra simboleggia la stabilità, la nutrizione e il mondo materiale. Rappresenta la base solida su cui costruire la propria vita e le proprie aspirazioni. Aria rappresenta il pensiero, la comunicazione e l'intelletto. È associata alla mente e alla capacità di analizzare e comprendere il mondo. Fuoco simboleggia l'energia, la passione e la trasformazione. È collegato alla volontà, al coraggio e alla capacità di agire e cambiare. Acqua rappresenta le emozioni, l'intuizione e il flusso della vita. È associata alla sensibilità, alla guarigione e alla purificazione. Spirito, il quinto elemento, situato alla sommità del pentacolo, rappresenta l'essenza divina e l'interconnessione di tutte le cose. È il punto che unisce e armonizza gli altri quattro elementi, simboleggiando la totalità dell'esperienza umana e spirituale. Nel contesto dell'occultismo e della stregoneria, il pentacolo è spesso utilizzato come simbolo di protezione. Il cerchio che racchiude la stella a cinque punte è visto come una barriera che impedisce l'ingresso di energie negative o entità maligne. Molti praticanti dell'occulto tracciano o indossano pentacoli durante i rituali per creare uno spazio sacro e protetto. Questo uso protettivo del simbolo si ritrova in numerose tradizioni magiche, dove viene impiegato per consacrare oggetti, spazi o persone. Nella religione Wicca, il pentacolo è uno dei simboli più sacri e rispettati. Rappresenta l'equilibrio tra gli elementi e la connessione con la divinità. I Wiccan utilizzano il simbolo in vari aspetti della loro pratica spirituale, inclusi rituali, meditazioni e incantesimi. Il simbolo è spesso presente sugli altari Wiccan, inciso su strumenti rituali come l'atame, pugnale cerimoniale, e indossato come amuleto di protezione. Per i Wiccan, il pentacolo ha anche un significato etico e morale. Le cinque punte rappresentano i cinque valori fondamentali della Wicca: amore, saggezza, verità, giustizia e benevolenza. Il cerchio che le racchiude simboleggia l'unione e l'equilibrio tra queste qualità, invitando i praticanti a vivere una vita in armonia con se stessi, gli altri e il mondo naturale. L'interpretazione esoterica del pentacolo va oltre il semplice simbolismo degli elementi. Nell'alchimia rappresenta la quintessenza, l'essenza spirituale che trascende i quattro elementi materiali. Questa quintessenza è vista come l'anima o l'energia divina che permea l'universo e conferisce vita e coscienza. Gli alchimisti credevano che raggiungere la comprensione e la manifestazione della quintessenza fosse il culmine del loro lavoro spirituale e filosofico. Inoltre, il pentacolo è strettamente legato al concetto di microcosmo e macrocosmo, un principio fondamentale dell'ermetismo. Questo principio afferma che l'essere umano, microcosmo, è un riflesso dell'universo, macrocosmo, e che comprendere se stessi è la chiave per comprendere l'universo. Il simbolo, con le sue cinque punte e il cerchio, simboleggia questa interconnessione e l'unità tra il corpo, la mente e lo spirito. Nella magia cerimoniale, il pentacolo è utilizzato come strumento di invocazione e evocazione. I maghi cerimoniali disegnano il simbolo su pergamene, incantano pentacoli su metallo o li tracciano sul pavimento durante i rituali per stabilire un contatto con entità spirituali e canalizzare energie magiche. Ogni punta del simbolo può essere associata a specifiche entità, angeli o demoni, e il simbolo può essere personalizzato con sigilli e nomi sacri per aumentare il suo potere. Nel contesto della Kabbalah, il pentacolo è visto come una rappresentazione dell'albero della vita, una delle strutture simboliche più importanti della tradizione cabalistica. Le cinque punte possono essere correlate ai cinque sefirot inferiori dell'albero della vita, che rappresentano aspetti dell'esperienza umana e divine emanazioni. Il simbolo, quindi, diventa una mappa spirituale per la crescita personale e la realizzazione spirituale.
Dal punto di vista psicologico, il pentacolo può essere interpretato come un simbolo di integrazione e autorealizzazione. Carl Gustav Jung, il famoso psicologo svizzero, ha esplorato il simbolismo del pentacolo nel contesto del processo di individuazione, dove l'individuo cerca di integrare tutte le parti della sua psiche per raggiungere una piena comprensione di sé. Le cinque punte del simbolo possono rappresentare i diversi aspetti dell'inconscio che devono essere armonizzati per raggiungere l'equilibrio interiore. Il pentacolo è un simbolo ricco di significati nascosti che vanno oltre la sua semplice forma geometrica. Attraverso i secoli ha rappresentato l'unità degli elementi, la protezione, l'armonia spirituale, la trasformazione alchemica e la connessione tra il microcosmo e il macrocosmo. Le sue interpretazioni variano da tradizione a tradizione, ma tutte condividono un comune denominatore. Il pentacolo è un potente emblema di equilibrio, protezione e crescita spirituale. Cinque punte racchiusa in un cerchio ha attraversato le epoche, trovando posto nelle più grandi civiltà antiche. Ogni cultura ha interpretato e adattato il simbolo secondo le proprie credenze e pratiche, arricchendolo di significati e usi diversificati. In questo capitolo esploreremo come il pentacolo è stato utilizzato e trasformato nell'arte, nell'architettura e nei rituali di diverse culture antiche, lasciando un'impronta duratura nella storia. Le prime testimonianze del pentacolo risalgono alla Mesopotamia, una delle culle della civiltà umana. Qui il simbolo appariva su tavolette di argilla e su artefatti religiosi risalenti al periodo sumerico e babilonese. I Sumeri lo utilizzavano come simbolo di protezione e per scopi magici, spesso legati ai loro rituali di divinazione e culto degli dei. Nel contesto babilonese, il pentacolo veniva associato alle divinità astrali, in particolare a Ishtar, la dea della fertilità, dell'amore e della guerra. Le cinque punte della stella rappresentavano i cinque pianeti conosciuti allora: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. E il simbolo era usato nelle pratiche astrologiche per interpretare i movimenti planetari e prevedere il futuro. Nell'antico Egitto, il pentacolo era spesso associato alla dea Iside e al culto della magia e della protezione. Iside, una delle divinità più importanti del panteone egizio, era considerata una potente maga e protettrice dei morti. La stella a cinque punte era utilizzata nei rituali funebri e nei testi magici per garantire la protezione dei defunti nel loro viaggio nell'aldilà. Gli egizi vedevano il simbolo anche come rappresentazione di armonia cosmica. Le cinque punte rappresentavano i cinque elementi sacri e le cinque parti dell'anima umana, secondo la loro cosmogonia. Il pentacolo era inciso su amuleti e oggetti sacri per proteggere e guarire, dimostrando la profonda connessione tra simbolismo, religione e pratiche magiche nella cultura egizia. In Grecia, il pentacolo era conosciuto come pentalfa, e aveva una significativa importanza nella filosofia e nella matematica. Pitagora e i suoi seguaci, i pitagorici, adottarono il simbolo come rappresentazione della salute, perfezione. Per loro, la stella a cinque punte rappresentava il corpo umano e l'armonia dell'universo. Le cinque punte del pentacolo erano associate ai cinque elementi fondamentali: terra, aria, fuoco, acqua e quintessenza, spiritus. Il simbolo era anche legato alla sezione aurea, un rapporto matematico che rappresenta la bellezza e l'armonia nelle proporzioni naturali. I greci lo utilizzavano per esprimere l'idea che l'ordine matematico sottostà alla struttura dell'universo. Inoltre, il pentacolo appariva nei miti e nelle storie, come il simbolo di Igeia, la dea della salute, rafforzando il suo legame con la medicina e il benessere. Le civiltà celtiche, note per la loro ricca tradizione spirituale e magica, attribuivano al pentacolo significati profondamente mistici. I druidi, sacerdoti e custodi della saggezza celtica, vedevano il simbolo come una connessione tra il mondo fisico e quello spirituale. Le cinque punte rappresentavano i cinque punti cardinali, nord, sud, est, ovest e il centro, simbolizzando l'unità e l'equilibrio dell'universo. Il simbolo era spesso utilizzato nei rituali di protezione e guarigione. Veniva inciso su pietre, legno e metalli per creare amuleti e talismani. Inoltre, il pentacolo appariva nelle decorazioni delle tombe e dei luoghi sacri, segno del suo ruolo nel garantire la protezione e la guida degli spiriti dei defunti. Nella mitologia celtica, la stella era legata anche alla natura e agli elementi, riflettendo la profonda connessione dei Celti con il mondo naturale. Durante l'impero romano,
Il pentacolo fu adottato e adattato in vari contesti culturali e religiosi. I romani erano noti per la loro abilità nel sincretismo, l'integrazione di credenze e simboli provenienti da diverse culture conquistate. La stella a cinque punte appariva spesso nei mosaici, nelle decorazioni delle ville e nei templi dedicati alle divinità romane e alle pratiche misteriche. Il simbolo era associato a Venere, la dea dell'amore e della bellezza, e veniva utilizzato nei rituali per attrarre amore, fertilità e prosperità. Inoltre, il pentacolo era impiegato nella magia cerimoniale e nelle pratiche di divinazione. Gli auguri romani, sacerdoti specializzati nell'interpretazione dei segni, utilizzavano la stella per leggere i presagi e prevedere il futuro, rafforzando il suo ruolo come strumento di connessione tra l'umano e il divino. Nel contesto giudaico, il pentacolo appare nelle tradizioni esoteriche e nella Kabbalah. Nel Sefer Yetzirah, il libro della creazione, uno dei testi fondamentali della Kabbalah, il simbolo rappresenta i cinque libri della Torah e viene considerato un emblema di verità e protezione. Durante il Medioevo era utilizzato come amuleto contro il male e la sfortuna, inciso su pergamene e amuleti di metallo. La Kabbalah attribuisce alla stella un significato profondo legato all'albero della vita, una struttura simbolica che rappresenta l'emanazione divina e la creazione dell'universo. Le cinque punte possono essere viste come rappresentazioni delle Sefirot, le emanazioni divine che costituiscono l'albero della vita, rafforzando il suo ruolo come simbolo di protezione e guida spirituale. L'uso del pentacolo nell'arte e nell'architettura è un aspetto affascinante della sua storia. Nelle civiltà antiche, il simbolo appariva nelle decorazioni dei templi, nei mosaici delle ville e nei rilievi delle tombe. Ogni cultura lo interpretava e lo integrava nel proprio stile artistico, utilizzandolo per esprimere concetti di equilibrio, armonia e protezione. In Grecia, ad esempio, il pentacolo decorava i pavimenti dei templi e delle case come simbolo di benessere e protezione. Nell'antico Egitto, il simbolo era inciso sui sarcofagi e sugli amuleti per garantire la protezione dei defunti. In Mesopotamia, il pentacolo appariva nelle decorazioni dei palazzi reali e nei templi, rappresentando il potere e la protezione divina. Il viaggio del pentacolo attraverso le civiltà antiche mostra la sua versatilità e il suo profondo significato simbolico. Ogni cultura ha arricchito il simbolo con le proprie credenze, tradizioni e pratiche, creando un mosaico di interpretazioni che si intersecano e si influenzano reciprocamente. Dal suo ruolo di protezione e armonia nei rituali mesopotamici ed egizi, alla sua rappresentazione della perfezione e della salute nella Grecia pitagorica, fino al suo uso mistico nelle tradizioni celtiche e giudaiche, il pentacolo è diventato un emblema universale di connessione tra il mondo terreno e quello spirituale. La sua stella a cinque punte racchiusa in un cerchio continua a esercitare un fascino particolare nel mondo moderno. Esplorare il suo impatto sulla cultura contemporanea significa addentrarsi in un territorio ricco di simbolismi, movimenti esoterici, arti visive e rappresentazioni mediatiche. In questo capitolo analizzeremo come il pentacolo è stato interpretato e utilizzato nei tempi moderni, rivelando il suo ruolo persistente e in evoluzione nella società contemporanea. Il pentacolo è diventato un simbolo iconico nella cultura popolare, apparendo in film, serie televisive, videogiochi, musica e letteratura. La sua immagine evoca immediatamente un senso di mistero, magia e occultismo, rendendolo un elemento attraente per storie e personaggi legati al soprannaturale. Nell'industria cinematografica e televisiva, il pentacolo è spesso utilizzato come simbolo di stregoneria, magia e occultismo. Film come The Craft, Giovani Streghe e serie TV come Supernatural e Charmed hanno contribuito a cementare il legame tra il pentacolo e la stregoneria nella mente del pubblico. In queste rappresentazioni, il simbolo viene utilizzato nei rituali magici, come protezione contro le forze del male e come simbolo di appartenenza a un gruppo o una congrega. Il pentacolo appare frequentemente anche nella letteratura, in particolare nei generi fantasy e horror. Autori come H.P. Lovecraft e Anne Rice hanno incorporato il simbolo nei loro racconti per evocare un'atmosfera di mistero e potere arcano. Nei romanzi fantasy, il pentacolo è spesso un simbolo di potere magico, utilizzato dai protagonisti per canalizzare energie sovrannaturali o come chiave per antichi segreti. Nei videogiochi, il pentacolo è utilizzato per indicare magia, potere e mistero. Giochi di ruolo come The Elder Scrolls e Diablo
utilizzano il simbolo per rappresentare abilità magiche, incantesimi e oggetti mistici. Il pentacolo serve non solo come elemento decorativo, ma anche come meccanismo di gameplay, influenzando la narrativa e l'esperienza del giocatore. L'arte contemporanea ha abbracciato il pentacolo come simbolo di esplorazione spirituale e introspezione personale. Artisti moderni utilizzano il simbolo per esprimere concetti di dualità, equilibrio e trasformazione. Nelle arti visive, il pentacolo appare in dipinti, sculture e installazioni che esplorano temi esoterici e spirituali. Artisti come Aleister Crowley e Austin Osman Spare hanno utilizzato il simbolo nelle loro opere, influenzati dalle loro pratiche esoteriche e filosofie occulte. Le rappresentazioni moderne del pentacolo spesso combinano elementi tradizionali con interpretazioni personali, creando opere che invitano alla riflessione e alla scoperta interiore. Nel mondo della musica, il pentacolo è un simbolo ricorrente, particolarmente nel genere metal e rock. Band come Black Sabbath, Pentagram e Mercyful Fate utilizzano il simbolo nei loro loghi, copertine di album e scenografie dei concerti per evocare un senso di ribellione, mistero e potere oscuro. Il pentacolo è diventato un emblema di controcultura, rappresentando una sfida ai valori tradizionali e un'attrazione per il proibito. Il pentacolo continua a svolgere un ruolo significativo nei movimenti esoterici e nelle pratiche spirituali contemporanee. Le società segrete, le congreghe di streghe e i gruppi neopagani utilizzano il simbolo come simbolo centrale delle loro credenze e rituali. La religione Wicca, una delle forme di neopaganesimo più conosciute, ha adottato il pentacolo come uno dei suoi simboli principali. Per i Wiccan, il simbolo rappresenta l'equilibrio tra gli elementi e la connessione con la divinità. Viene utilizzato negli altari, nei rituali e come amuleto di protezione. Il pentacolo è visto come un simbolo di armonia e integrazione tra il mondo fisico e spirituale, e il cerchio che lo racchiude rappresenta l'unità dell'universo. Ordini esoterici, come la Golden Dawn, l'Ordo Templi Orientis, OTO, e altre società segrete utilizzano il pentacolo nei loro rituali e pratiche. Per questi gruppi, il simbolo è un simbolo di protezione, potere e saggezza esoterica. I rituali spesso prevedono la tracciatura del pentacolo per creare uno spazio sacro o per invocare entità spirituali. Questi ordini vedono il pentacolo come una chiave per accedere a conoscenze superiori e trasformazione personale. In psicologia, il pentacolo è stato analizzato come simbolo archetipico di integrazione e completezza. Carl Gustav Jung, il famoso psicologo svizzero, ha esplorato l'uso dei simboli nei sogni e nelle visioni, identificando il pentacolo come un'immagine di armonia e autorealizzazione. Secondo Jung, il pentacolo rappresenta il processo di individuazione in cui l'individuo cerca di integrare le varie parti della propria psiche per raggiungere un equilibrio interiore. Le cinque punte possono simboleggiare aspetti diversi della personalità, mentre il cerchio rappresenta l'unità e la totalità dell'io. L'uso del pentacolo nei sogni o nelle meditazioni può aiutare le persone a esplorare i propri conflitti interiori e a trovare un senso di armonia e completezza. Oltre alla Wicca e agli ordini esoterici, il pentacolo è presente in molte altre pratiche spirituali moderne. Yoga, meditazione, Reiki e altre forme di guarigione energetica utilizzano il simbolo per facilitare la connessione spirituale e l'equilibrio energetico. Nel contesto della meditazione e dello yoga, il pentacolo può essere utilizzato come punto focale per la concentrazione e la visualizzazione. Le cinque punte possono rappresentare i chakra, i centri energetici del corpo, e il simbolo può aiutare i praticanti a bilanciare le energie e a raggiungere uno stato di armonia interiore. Meditare sul pentacolo può favorire la consapevolezza e la connessione con il proprio sé superiore. Nelle pratiche di guarigione energetica come il Reiki, il pentacolo è visto come un simbolo di protezione e canalizzazione delle energie. I guaritori utilizzano il simbolo per purificare l'energia e proteggere sia se stessi che i loro pazienti durante le sessioni di guarigione. Il pentacolo può essere tracciato con le mani o visualizzato mentalmente per creare uno spazio sicuro e sacro per il lavoro energetico. Con l'avvento della tecnologia digitale, il pentacolo ha trovato nuove forme di espressione e diffusione. Simboli esoterici come il pentacolo sono diventati popolari nei forum online, nei social media e nelle comunità virtuali dedicate all'occultismo e alla spiritualità. Internet ha permesso la diffusione globale di informazioni e simboli esoterici, inclusi il pentacolo.
piattaforme come YouTube, Instagram e Reddit ospitano comunità dedicate alla stregoneria, al neopaganesimo e all'occultismo, dove il pentacolo è frequentemente condiviso, discusso e reinterpretato. Questa condivisione ha reso il simbolo più accessibile a un pubblico più ampio, contribuendo alla sua continua evoluzione e rilevanza. Sono state sviluppate anche applicazioni e software dedicati all'esoterismo, molti dei quali utilizzano il pentacolo come parte delle loro interfacce e funzionalità. App di astrologia, tarocchi e magia digitale incorporano il simbolo per aiutare gli utenti a esplorare i loro interessi spirituali e magici. Questi strumenti digitali offrono nuove modalità di interazione con il simbolo, facilitando l'apprendimento e la pratica delle arti esoteriche. Il pentacolo, con la sua ricca storia e i suoi molteplici significati, continua a esercitare una forte influenza nella cultura moderna. Dal cinema alla musica, dall'arte alla tecnologia, il simbolo si è adattato e trasformato, mantenendo la sua rilevanza come emblema di protezione, equilibrio e potere spirituale. Le sue interpretazioni e usi nei movimenti esoterici contemporanei e nelle pratiche spirituali moderne dimostrano la sua capacità di evolversi e di rimanere un simbolo potente e significativo.